Ciao di Gucci, ben ritrovati al vostro Andrew Lincoln 1 in questo nuovo episodio di Pokémon Light Platinum. Nello scorso video non ve l'ho fatto vedere, ma sono andato a Serenity City e ho preso la MN Volo e sono tornato a Yellowtown. Perché sto a Yellowtown? La cosa è molto semplice. Ho recuperato la stele che mancava alla prof per esaminare le antiche scritture. E quindi sono andato a Yellowtown a parlare con la professoressa Jasmine per poi andare a combattere, credo, spero, un'ultima volta il Team Steam e poi affrontare l'ottava palestra e infine la Victory Road della Lega. Ora, lo dico in questo video, non so se farò il post game, dipende se finisco il gioco prima che esca Yo-Kai Watch 2 oppure caricherò i video insieme, perché sto iniziando a pensare di caricare solo video ogni due giorni, perché sinceramente non riesco a stare dietro a tutti gli impegni. Quindi vedremo come si svolgeranno le cose. Se no, metto l'impegno e carico un video al giorno alternando Yo-Kai Watch e Pokémon Light Platinum, non lo so. Poi devo recuperare anche Pokémon Skyline e finire ancora di caricare video per Pokémon Sole. Insomma, sto un po' indietro con le cose da fare, ma cercherò di caricare tutto nei tempi giusti. Quindi, vediamo cosa dicono le antiche scritture. Ecco, in questo caso parlo io. Professoressa Jasmine, ho appena recuperato l'ultima parte delle Alpha Scripture. Grande, questa tavoletta è completa le scritture. Lascia che gli dia un'occhiata. Incredibile! Ora so tutto quello che significa. So perché Team Steam sta attaccando Zeri e sta cercando i Pokémon leggendari. Ti spiegherò tutto. La storia inizia in un posto chiamato Universo Alpha. Alpha Universe. Ah, tipo il mondo inverso, però. Il primo universo, diciamo. La nostra storia inizia all'alba dei tempi, prima dell'esistenza dei Pokémon. Nell'universo Alpha qualcosa stava per cambiare. Un uovo apparse. Un uovo che si sarebbe schiuso presto e che avrebbe dato vita al primo Pokémon nato. Arceus era nato. Non c'è l'uovo, ma c'è Arceus già direttamente. Con quelle che dovrebbe essere erba, ma sembrano escrementi. Comunque sia, Arceus era enormemente potente, ma si sentiva solo in un mondo vuoto. Così crea un altro mondo chiamato il mondo distorto, il Gratina. Un altro Pokémon molto potente fu scelto da Arceus per regnarci. Dio e Satana. Si capisce. Gratina era anche molto potente, ce l'hai già detto. È responsabile del mondo distorto, un posto vuoto come l'universo Alpha. Beh, in effetti sì, questo spiegherebbe il mondo distorto. E l'universo Alpha spiegherebbe il perché la Game Freak non l'abbia messo in Pokémon Platino. Arceus creò ancora più Pokémon leggendari. No, non riuscivo a capire bene come tradurla quella frase. Vennero di Alga e Palkia. Di Alga fu dato il potere di controllare il tempo e a Palkia controllare lo spazio. Divennero i guardiani di Arceus. Arceus creò ancora altri Pokémon leggendari. Kyogre, Groudoners e Rayquaza. Sì, ok, terra, oceano e acqua, e cielo, ok. Creò altri Pokémon leggendari, Ho-Ho e Lugia. Guardiano dell'arcobaleno e guardiano dei cieli. Ah, Ho-Ho è guardiano dei cieli e dell'arcobaleno. Aspetta, quindi Ho-Ho è il Pokémon arcobaleno, guardiano dei cieli, e Lugia guardiano della terra. Però non dice Pokémon della pioggia. Non so, cose così appellativi a caso sta dando. Arceus creò altri Pokémon leggendari. Il problema è che prima di creare tutti quanti questi altri Pokémon leggendari, per carità ci stanno bene, dovrebbe creare Axiom, Esprit e Azelf. Non so, perché sapete le emozioni, no? Beh, insomma, sarebbero quelli da creare prima. Jirachi. Il Wishmaker, se non crei Jirachi e Deoxys. Oddio, Deoxys è più un Pokémon, diciamo, alieno, un virus, quindi
non è proprio un Pokémon che leggendario che crea Arceus, quindi diciamo che Jirachi dovrebbe crearlo Arceus, tipo di Pokémon Stella Cadente praticamente. Ad ogni modo vennero Reshiram e Zekrom, guardiani della vita e della morte. Arceus creò altri Pokémon leggendari. Mew. Dopo quelli, Arceus creò altri Pokémon leggendari, come Mew, responsabile della creazione di tutti quanti i Pokémon. Sì, perché sappiamo che Mew è considerato il Pokémon adamico, e quindi creò tutti quanti gli altri Pokémon. È considerato il Pokémon adamico perché ha il DNA di tutti i Pokémon. Quindi Mew scindendosi, dovrebbe essere il termine esatto. Si è scisso, diciamo. Si è scisso e ha creato tutti quanti gli altri Pokémon. Tipo, diciamo che abbia usato tipo la trasformazione che usa Ditto, però in modo permanente. So che è un paragone brutto, ma diciamo che è così, per spiegarla proprio in termini poveri, per non perderci troppo tempo, che già mi sono già dilungato. Comunque sia. Ma recentemente il Team Steam ha disturbato l'equilibrio che c'era nell'Alpha Universe usando un'antenna radio molto potente, che ha causato la lotta tra i Pokémon leggendari. Ok, io ora non sto a dire che cosa può essere vero e cosa no, perché è un videogioco, quindi per carità, lungi da me. Ma dire che usando un'antenna molto potente crei un'interferenza in quello che dovrebbe essere un altro universo. Però va bene, quindi Arceus ha fermato la lotta tra questi leggendari. Ma il suo sforzo l'ha reso debole. Giratina, creato con poteri uguali ad Arceus, no. Sta cercando di prendere il suo trono. Arceus è troppo debole per combattere. Ora che Arceus è stanco e indebolito dal fermare tante battaglie, è il tempo perfetto per Team Steam di catturarlo e avere accesso al potere del Pokémon più forte che l'universo abbia mai conosciuto. Siamo entrati da qualche parte. Il Team Steam si è interessato ad Arceus perché è il primo Pokémon leggendario che ha creato tutti quanti gli altri. Praticamente vogliono il DNA di Arceus e quindi. Ah, ok. Cioè, quindi tutto qui. A posto così, posso tornare a Drickbreath City tranquillamente? Dopo questo po' di storia posso andare a combattere il capo palestra. Ah, una cosa! Mo' ci stavo pensando, no? Ho letto che la pietra focaia Drake Breath City è vicino al ristorante. Al centro Pokémon. C'è un ristorante vicino al centro Pokémon. No, non c'è nessun ristorante. Questo Axio, ma Axio non lo voglio. Non c'è nessun ristorante. Volevo la pietra focaia. Ho provato a cercarla a Pokémon Market, gigante, no? Al centro commerciale, ma non c'era. Quindi ora cosa si fa? Si va a sfidare il capo palestra. Che non c'è. Aspetta, però si è aperta la grotta, quindi siamo al Monte Drachen. Quindi dobbiamo andare qui. E vai ragazzi, ora sì che le cose si fanno interessanti. Max RPL. Allora, vediamo un po'. Sicuramente qui ci sarà il Team Steam da affrontare, come è ovvio che sia. Monte Draken o Draken? Draken. Se no era Ubriacone. Monte Ubriacone. Oh, Percy. Wow, sei davvero prevedibile. Ah, tu sei uno del Team Steam? Ah, Steam Leader Percy. È ovvio che abbia un Pokémon debole alla roccia davanti, no? È ovviamente ovvio. Water Pulse! Oh, non è andato a po'. 58? Oh, se lui è a livello 58 mi chiedo a che livello sia il capo palestra, allora.
Vediamo un po' cosa posso fare. È iperpozione? Ok. Baby. Dai. Che cazzo? Ma che cazzo? Ha mancato 4 volte surf. Ma è possibile una cosa del genere? Cioè, non esiste né in cielo né in terra. Porca miseria. Cioè, non è possibile una cosa del genere. Non esiste. Non mi è mai, giuro, mai successo. Da quando gioco a Pokémon che io mi sassi nella tempesta tutte quante queste volte. Non esiste, cioè non è concepibile una cosa del genere. Madonna, quando mi fa incazzare queste cose. Va bene, andiamo avanti. Oh, Monte Draken ancora, certo. Come voleva chiamarsi. Oh, ci sono un po' di ragazzi. Guarda, Tara, le cose sono già fuori controllo, insomma, è un casino. Accanto a me a Sketchum, che è già campione del... Ah, è già campione del mondo. Ok. E Wesley, capopalestra di Drake Breath City. Penso che siamo arrivati qui troppo tardi. Wesley e Ash sono stati sconfitti da zero. Senza dubbio è il membro più forte del Team Steam. Potrebbe anche avere abbastanza potere per catturare Arceus e regnare sul mondo. Arceus è molto debole, abbiamo già capito. Ora stanno attaccando. Dialga, Palkia e Giratina sono stati attaccati. Hanno perso, scommetto, vero? Ah oh no, stanno attaccando Arceus. Vabbè, ma il testo non era chiaro. Dial, Dial, Dial. Palk, Palk, Palk. Ora che ci penso, Dialga dovrebbe reggersi da Dialga. Perché Dial è riferimento al tempo. Non ci ho mai pensato. Ecco, ora. Questa è la nostra occasione per catturare Arceus! Cioè, tranquillo, lui cammina lì tranquillo. Sono stato scelto per catturarti. Sentiti fiero, Arceus. Sarai catturato dall'Alpha Ball. Molto presto farei parte del Team Steam. Ma quello è Percy. Arceus al 50? No, è una Pokéball. Passerà alla storia per aver catturato Arceus con una Pokéball. Questo è incredibile! Abbiamo il potere più grande del mondo. Ok, ora sarò invincibile! Sono invincibile! Regneremo su questo pianeta! Impossibile, Arceus è scappato! Ha molto più potere nella sua forma alfa! Wow! Oh, impossibile, il mio piano perfetto è fallito. La Alpha Ball è stata distrutta. Attenzione ragazzi, Arceus sta per bandire Giratina. Perché Giratina? Giratina del mondo distorto. E tutti quanti lì vicino saranno mandati lì. Il mio dream per il Team Steam è finito, ma posso ancora catturare Giratina. Grazie. Però dovrei essere in grado di tornare. No. Quindi ora sono nel mondo distorto per sempre? Grazie Team Steam, devi morire male. Ah, ok. Zero. Vedo che anche tu sei stata portata nel mondo distorto. Sai che ti ho tirato l'occhio per molto tempo e sembri molto simile a me. Non voglio combatterti, ma dato che siamo stati risucchiati nel mondo distorto, siamo condannati. L'unico modo per andarsene da qui è catturare Giratina e usare il suo potere per scappare. Trovare Giratina in un posto come questo è impossibile. Siamo destinati a morire qui. Aspetta, questo significa che catturare Giratina è la cosa più importante nella mia vita. Devo catturarlo a ogni costo. E questo fa di te la mia unica minaccia. Devo sconfiggerti. Oh no, cazzo. Dovevo insegnargli geloraggio davvero, ragazzi. Wow, Hydreigon? Oh mio Dio! Ci provo? Non ci dovevo neanche provare. Ma ci provo lo stesso.
è andata quasi bene. Iperpozione. So bene che non dovrei usare la Masturball. Battutona. Ma penso che la userò comunque per non perdere troppo tempo, ragazzi, eh. Ma porca di quella porca. Ho slash, lacerazione, perché non la uso? È surreale! Surreal power. Il tuo potere è incredibile. Un giorno, io ti evocherò per unirti a Team Steam? Ma ora devo trovare Giratina. Ma tu sei pazzo, tu sei malato mentale proprio. Tu devi farti vedere da uno bravo, perché, ma bravo davvero, ma si revitalizziamo tutti, tanto chi se ne fotte. Vediamo un po', super pozioni ne ho un poche, quindi vado a dire di iper pozione, così almeno le ricarico tutti quanti per benino. Vediamo un po', ok, eccolo qua, super pozione, beh, ce la facciamo? Che okay, ok, grazie. Ok, è pesato una merda. Pestiamo un'altra cacca, oh yeah. Lo so, ma sembrano cacche. Gira, 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 gira. Andiamo di Mega Ball. Devo per forza usare la Master Ball, dai. Non potevo farla. Ok, ci siamo. Ma sono contento che tu sia tornato indietro dal mondo distorto sano e salvo. So che stare in un posto come quello è stata molto dura, ma sono contento di vederti qui. La professoressa Jasmine e io stavamo impazzendo per cercare un modo di salvarti. Wesley, il capo palestra di Drake Breath City, ti sta aspettando per lottare. Spero che tu possa sconfiggerlo e accettare la sfida dei Super 4. Stavo per dire Elite Four, ma Super 4 suona meglio. E forse anch'io lo farò. Ci vediamo, amica. Ho quasi dimenticato di dirti che dopo ciò che è successo... ciò che è successo dopo che tu e Zero siete stati risucchiati nel portale. Gli altri due leader del Team Steam hanno preso la situazione al loro vantaggio e sono fuggiti. Arceus ha usato il teletrasporto ed è sparito senza lasciare tracce. Anche se credo che sia ancora nel mondo normale. Io spero di no, perché un'altra Master Ball non ce l'ho. E mi toccherà catturarlo probabilmente a mani nude. Ma ehi, siamo tornati dal monte Draken. Draken, sì, lo so, l'ho pronunciato male. Ad ogni modo, mi chiedo perché ci sia una cosa così importante e accessibile a tutti, ora che praticamente non c'è più nessuno a controllare quella porta. Cioè, potremmo andarci e venire ogni qualvolta vogliamo. Ad ogni modo, devo insegnare l'Ice Beam. Bam. L'Ice Beam a Muten. Che ti faccio dimenticare morso? In effetti, il Pokémon Blastoise sarebbe stato pensato per essere usato in questo modo. Oddio. Ovvero con gelo raggio, surf, pioggia danza e idropompa. Questo è uno dei set più comuni che si può trovare in Pokémon Rosso ai tempi andati. Tiago, Motta? Oh mio Dio, gli Switch. Non mi fate pensare alla Switch che è meglio, va. Guarda, ho come l'impressione che dovrò affrontare un po' tutti. Vabbè, nel caso gelo raggio si finisce. Senti, intanto questo qua devo affrontarlo pure, insomma, è inutile che... dai. Cioè, magari nelle altre palestre avevi la possibilità, intendo nei giochi normali Pokémon, avevi la possibilità di non affrontare per forza tutti quanti, invece qui sei obbligato. Ah, non l'ho premuto. Giusto. E mi sa che quello era solo l'ultimo, no?
Oh yes. Quanti geloraggio ho? Due. Devo andarmi a curare allora. Mi dispiace, ma devo curarmi. Sì. Eccoci qui alla lotta contro l'ultimo capo palestra. Benvenuto nella palestra di Drake Breath. Io sono l'ultimo capo palestra della Lega di Zeri. E quindi sono anche riconosciuto come più difficile capo palestra di tutti. Sei forte e preparati. Perché io difenderò questa palestra con tutto il potere dei Pokémon che ho in possesso. Cioè, fare i gesti nazisti in questo periodo che PewDiePie è sotto attacco dal Wall Street Journal mi sembra un po' eccessivo, eh. Kindra, proprio l'ultimo Pokémon che volevo incontrare. Però è congelato, ehi, guarda un po' l'Ax, che culo. Ciao Flygon, Garchomp, Pfui, Beach Please, guarda un po' che ti faccio, Ichibeam. E non cambio Pokémon perché sono Faigo. È morto anche lui. Ehi! Dragonite, cambio Pokémon. Fermi tutti. Devo ricaricare il mio povero 64. Ma sei defiscemo? Mi chiedo che Pokémon ci siano alla Lega allora. Che livello siano? Che cosa abbiamo alla Lega? Pokémon al 60, a 70 allora. Bene, ora che mi hai sconfitto. Puoi andare ad affrontare la Lega di Zeri. Hai anche vinto la Club Age. Tara ha la Club Age. Con la Club Age puoi usare la MN07 cascata al di fuori della battaglia. E scalare la cascata per andare dai Super 4. E anche un altro regalo. TM02 Dragon Claw. Quindi questo è tutto. Posso davvero andare ad affrontare la Lega? Ma allora ci vado subitissimo. Comunque sia, Cuggi, nel prossimo episodio affronteremo la via Vittoria. La via che porta alla Lega Pokémon. Quindi, io come sempre spero che il video vi sia piaciuto. Nella descrizione vi ricordo che trovate i link alla pagina di Facebook e anche alla pagina di Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E ci vediamo nel prossimo video. Vai vai!